Cerere era la divinità romana del grano e del raccolto, Bacco quella del vino. Questa sera vi tentiamo proprio parlando di cibo e ovviamente senza dimenticare anche un bicchiere di buon vino che sempre ci sta bene. Joyce diceva: Dio fece il cibo, i diavoli i cuochi. E allora vado a presentarvi subito i nostri tentatori di questa sera. Quindi l'uomo, ci sono aziende che si tramandano di generazione in generazione dei segreti di lavorazione, quindi spostare l'ostrica in una determinata corrente, quanto far arieggiare l'ostrica per un giorno, o metterle in fondali argillosi oppure con altri materiali, e da qui nascono e derivano ostriche completamente Perché diverse. volevo chiedere un consiglio per chi volesse un po' stupire con una cena tutta a base di pesce. Che cos'è che potrebbe cucinare senza doversi impegnare troppo? Insomma, una cosa che posso fare anch'io. Chi risponde dei due? Chi risponde? Vai. Ci deve chiamare a noi. Ci deve chiamare a noi, noi facciamo tutto. Vabbè, io ero la gelatiera della squadra, eravamo il team Italia, quindi c'è stata una selezione e io sono entrata a far parte della selezione come gelatiera. 8 mesi di allenamenti, perché alla fine non Ok. è così. Non è Qua banale. vicino poi tra le altre cose, perché la scuola è la Casta Alimenti, quindi la scuola dell'arte bianca, quindi non è stata proprio una passeggiata, quindi siamo cresciuti perché lì conosci maestri alla porta di Gino Massari, Eliseo Tonti, comunque dei personaggi che ti possono solamente insegnare tante cose. E alla fine abbiamo vinto.